Ma viviamo tempi molto complicati e a partire da oggi, per la prima volta, Teledeon non darà più voce ad un movimento politico. Di cosa stiamo parlando? Di un movimento? Cos'è, i 5 Stelle un movimento? No, i 5 Stelle sono la proprietà privata di un'associazione, di una ditta commerciale registrata alla Camera di Commercio di Genova, proprietaria di quattro persone, che attraverso una piattaforma informatica, che è la piattaforma Rousseau, non è che guidano, ma comandano, governano come burattini 338 parlamentari della Repubblica Italiana, per dire, scusate, ma in quei decreti lo spazzacorrobe, che norma hanno infilato per consentire che oggi, di fatto, l'unica forza politica finanziata con i soldi pubblici è proprio quella dei 5 Stelle? Hanno infilato una norma piccola piccola, per cui i contributi dati alle associazioni che hanno fini politici possono essere erogati ed accettati. Qual è l'associazione che ha fini politici? Una ce n'è in Italia ed è quella che fa capo alla società privata dei Casalesi, la Casalesi Associati. Sì, vabbè, i Casalesi, politicamente per me i veri Casalesi d'Italia sono questi della Casalesi Associati, gli altri sono un gruppo cruento, sanguinario, pericoloso, ma ormai anche fuori gioco, ma politicamente i Casalesi d'Italia stanno lì e da lì profilano tutti i loro adepti come una setta, quale può essere Scientology, e che cosa fanno? Impongono il versamento di 300 euro al mese ai 338 burattini che non possono fiatare, letteralmente fiatare, e così facendo, con quella piccola norma inserita in uno dei decreti recentemente approvati, hanno realizzato il finanziamento pubblico ad un partito, movimento, associazione, setta, quello che è vietato, che non si può fare in Italia. Questi cialtroni, questi imbroglioni, questi miracolati verrebbero smascherati in 10 minuti. Però perché non succede? Perché, ahimè, Francesco, la RAI, dove hanno occupato fino all'ultimo Militarmente, sgabello, e la 7 e Mediaset e qualche televisione più grossa, si fanno dettare le regole dai loro addetti stampa, capibastone o dai loro proprietari, come la famosa ditta dei Casalesi di cui parlavamo. Per cui, cosa fanno costoro? Quando qualcuno di loro, prevalentemente analfabeti, prevalentemente come dire, disoccupati del pensiero, e anche gente che non ha mai lavorato, è evidente questo. Quando costoro devono andare in trasmissione, impongono le regole. Allora dicono a Luca, io vengo soltanto se mi intervista Francesco, oppure io vengo soltanto se c'è quel giornalista, oppure non voglio il contraddittorio. o non bisogna O toccare non bisogna determinati toccare argomenti. determinati temi. Questo come si chiama? Ma questo neanche in Unione Sovietica, forse nel Brasile di Bolsonaro o di Cialtronaro, come sono loro, di Balconari. E il loro obiettivo è di avere il sacro blog, la rete, no? Come, poi chi c'è dietro la rete? Quanti sono i profili pagati, pagati, uno per uno, di gente che ha 40-50 profili? Si scatenano gli haters, si scatena, no, la bolgia in questa discarica incontrollata che è la rete, e non si capisce più nulla. Qual è il messaggio che passa? Che se tu sei laureato, se magari parli tre lingue, se hai fatto due o tre master, se la tua famiglia con sacrifici ha investito sulla tua formazione, te ne devi andare. Devi andare a trovare fortuna altrove. Se invece tu non hai mai lavorato, non sei laureato, non hai studiato, sbagli congiuntivi, condizionali e non sai cos'è la consecutio temporum, e vabbè, non hai mai fatto un cazzo, puoi fare il vicepresidente del Consiglio.